a tutti, vi do un caloroso benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi, come vedete sul tavolo, abbiamo due rocche e vi faccio una proposta un po' particolare. Voglio proporvi una borsa, quindi utilizzerò questa fettuccia, se si può dire, non è, è il cordino, scusate, è un cordino nero e bordeaux da 200 grammi, una rocca. Per quanto riguarda i metri, sono 330 metri ognuna e il diametro di spessore è 1,8 mm. Si consiglia l'uncinetto del 3 al 4 e i ferri non lo dicono. Però ho fatto varie prove, quindi per quanto riguarda la mano, che già sapete come lavorate, potete usarlo, basarvi anche dal 3 al 4. Io lavorerò doppia, quindi userò tutte e due le rocche per creare questa borsa, perché voglio dare rigidità al nostro lavoro. Occorrerà anche dei manici in pelle e una fodera, che troverete tutto sul sito filatediscount.com. Prima di vedere il tutorial, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste, di attivare la campanella per non perdervi nessun altro tutorial e di mettere mi piace se vi è piaciuto il video. Facciamo il nostro avvio. Prendiamo l'uncinetto del 3,5 e facciamo il cerchio magico. Nel cerchio magico andiamo ad avviare in sospeso, lasciate in sospeso, le 8 maglie basse. Quindi faccio una maglia bassa e lascio in sospeso, faccio un'altra maglia bassa e lascio in sospeso, vedete? Faccio un'altra maglia bassa e lascio in sospeso, ok, sono 3. In questo modo ne dobbiamo avviare 8. Faccio un'altra maglia bassa e lascio in sospeso, sono 4. Un'altra maglia bassa e sono 5. Un'altra maglia bassa e sono 6. 7. E 8 l'ultima. Una volta fatte le 8 maglie basse in sospeso, quindi lasciate sull'uncinetto, andiamo a stringere il cappietto. Lo stringiamo, non troppo, giusto un po', andiamo a scivolare queste 8 maglie sulla fine del ferro per poter cominciare il lavoro. Prendiamo i ferri circolari del 3 e andiamo a metterli tutte quante sul ferro, queste maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, li facciamo semplicemente scivolare. Adesso l'uncinetto non ci serve più, quindi dobbiamo soltanto lavorare queste. Quindi faccio scivolare il lavoro al centro dei miei ferri, ok, più o meno al centro. Piego a metà, quindi faccio 4 e 4 più o meno. E tiro il filo. Metto tutte e due le parti sul ferro, come vedete, così, e vado a stringere il cappietto ancora di più fino a chiuderlo completamente, quindi tiro, vedete, in questo modo. Adesso mi giro il lavoro in modo tale che posso lavorare e partendo dall'inizio, che è questo, noi dobbiamo andare ad avviarci il lavoro. Quindi tiro il ferro di destra, lo faccio scivolare lasciando un po' di codina, ok, tenendo il lavoro con le dita. Vado a lavorare tutte queste maglie a dritte, quindi una maglia, metto il marcapunto per segnarmi che questo è l'inizio, vado a lavorarle tutte quante. Quindi stiamo usando la tecnica Magic Loop per lavorare queste maglie. Quindi vado, ho finito le prime 4, ho il ferro libero, quindi lo poso, tiro il filo messo adesso liberato, metto le maglie che mi trovo ancora da lavorare, le metto sul ferro di sinistra, e quelli di destra lavorate li tiro, lasciando sempre un po' di un pezzo di filo del cavetto. Quindi vado a lavorare le seguenti 4 e facciamo il secondo giro.
questo era il nostro primo giro di impostazione, giusto per farci l'impostazione. Quindi, una volta fatto questo, cosa vado a fare? Adesso, dal giro seguente, quindi dal secondo giro, facciamo sempre la tecnica Magic Loop, quindi tiro, rimetto, l'ho fatta troppo strette le maglie. Ok, adesso da questo giro in poi, che è il secondo giro, noi dobbiamo andare ad aumentare. Le aumenti si fanno sempre, adesso facciamo in ogni maglia, quindi lavoro nella stessa maglia, lavoro due maglie, quindi prendo da una dall'inizio, quindi lavoro al dritto questa maglia, non la vado a far cadere dal ferro, ma rientro con il ferro di destra al di sotto, quindi al dietro, e faccio un'altra maglia. Quindi in una maglia abbiamo fatto due maglie, la tolgo dal ferro di sinistra la maglia, la prima maglia, passo il marcapunto e vado a fare la stessa cosa su tutte le otto maglie. Quindi vado una prima volta nella maglia e una seconda volta nella maglia, quindi due maglie in una. Una volta ottenute due maglie, scarico la maglia di sinistra. Quindi rientro nella seguente e vado a fare due volte nella stessa maglia. Rientro da davanti, entro da dietro, faccio due maglie, scarico, quindi entro nella seguente da davanti, faccio una maglia, entro dalla stessa maglia, nella stessa maglia da dietro, e faccio un'altra maglia e scarico. Quindi stiamo aumentando le maglie. Adesso proseguo su tutte le altre maglie in questo modo, realizzando sempre la tecnica Magic Loop. Quindi tiro il ferro di destra, che sono le maglie lavorate adesso, lascio un po' di cavetto al di sotto e vado a lavorare. Entro nella seguente maglia, faccio una maglia. Entro nella stessa e faccio due. Quindi invece di 8 sono 16 maglie in totale nel secondo giro. Ok? Quindi abbiamo aumentato il doppio delle nostre maglie. Riesco a fare la seconda, ecco qua. Quindi vado nella seguente, vado a fare una maglia, entro dalla stessa maglia da dietro però e faccio un'altra maglia. Non è difficile, state tranquilli, solo che a me mi viene difficile per il semplice fatto che non sono comoda. Quindi l'ultima maglia la vado a fare come le altre, quindi due maglie in una. E abbiamo terminato il secondo giro. Una volta che abbiamo finito questo giro, non andiamo a fare il giro di assestamento, quindi lavorandole tutte a dritto, ma andiamo semplicemente a fare il seguente aumento. Quindi il terzo giro comprende di andare ad aumentare di nuovo. Quindi tiro la mia maglia e vado a lavorare in questo modo. La prima maglia la vado a lavorare di nuovo l'aumento. Ok? La seconda la lavoro a dritto. Passo il marcapunto. Nella terza vado a fare l'aumento. Nella quarta la lavoro a dritto. Nella quinta la lavoro a dritto, la lavoro l'aumento. Quindi, come vedete, nel terzo giro le maglie sono alternate, un aumento e una maglia dritta, un aumento e una maglia dritta. Nel secondo giro abbiamo fatto gli aumenti e abbiamo aumentato 16 maglie. In questo giro qua noi aumentiamo soltanto una maglia aumentata e una maglia dritta, una maglia aumentata e una maglia dritta. Nel quarto giro saranno una maglia aumentata e due maglie dritte, quindi aumentiamo gradualmente la distanza tra una maglia e l'altra, quindi tra l'aumento e l'altro aumento. Quindi, essendo che ho fatto la maglia dritta, adesso vado a fare l'aumento, quindi 1 e 2.
una maglia dritta, così. Adesso vado a proseguire così per tutto il terzo giro. Ci rivediamo nel quarto giro, dove dobbiamo andare ad aumentare una maglia aumentata e due maglie dritte normali. Quindi qui vado ad aumentare e poi una maglia dritta. I primi giri sono sempre un pochino più stretti, ma una volta che andate a lavorarlo un po' più avanti, vedrete che il lavoro si allarga automaticamente. Una maglia dritta, un aumento, una maglia dritta e un aumento. Quindi siamo arrivati al quarto giro. Quindi al quarto giro facciamo un aumento, una maglia aumentata, la prima, e due maglie di separazione tra una maglia aumentata e l'altra, quindi due maglie dritte insieme, dritte normali, scusate. Quindi la prima maglia l'aumento, due maglie dritte, passo il marcapunto, una maglia aumento, quindi due maglie dritte, 1 e 2, un aumento, due dritti, 1 e 2, un aumento e due dritti, e così proseguiamo per tutte le altre maglie. Ci rivediamo nel quinto giro. Ci rivediamo nel quinto giro, dove dobbiamo andare semplicemente ad aumentare la prima, una maglia aumentata e tre maglie di separazione a dritto. Quindi vado a fare un aumento e due maglie di separazione, 1 e 2, lavorate a dritto, una maglia dritta, un aumentato, un aumento e due maglie lavorate a dritto di separazione, una maglia aumentata e due maglie dritte lavorate a dritto normale, quindi a maglia rasata, un aumento e vado a lavorare due maglie dritte, 1 e 2. Abbiamo finito anche il quarto giro, adesso non ci resta che avviare il quinto. Come vedete, man mano che andiamo ad aumentare, il cerchio si allarga, quindi il nostro fondo borsa si allarga e si forma veramente il cerchio. Quindi andiamo nel quinto giro e quindi andiamo a fare un aumento al di sotto. Nel giro precedente abbiamo fatto due maglie di separazione lavorate a dritto normale, adesso saranno tre perché abbiamo fatto già l'aumento, quindi tre maglie dritte lavorate di separazione, marca punto, e andiamo a fare un aumento, 1 e tre maglie di separazione, 1 2 3, lavorate a dritto normale. Quindi come vedete il nostro cerchio si sta allargando, man mano dovete andare a lavorare così, quindi man mano aumentano, a ogni giro aumentano le maglie di separazione tra un aumento e l'altro, adesso saranno 3, nel seguente giro, quindi nel sesto giro, saranno 4, poi 5, poi 6, poi 7, poi 8. In pratica, per arrivare al mio fondo borsa, che è di 30 cm, 29 cm, dovete avere 17 maglie di separazione tra un aumento e l'altro. Una volta che arrivate a 17, possiamo iniziare la parte del corpo della borsa. Ovviamente, se voi volete fare una borsa più piccola, basta fare meno aumenti. Quindi, invece di fermarvi a 17 maglie tra un aumento e l'altro, vi fermate prima. Quindi, questo qua è a vostro piacere. Non è una regola, diciamola così. Se voi ovviamente dovete poi successivamente nel nostro corpo della borsa andiamo a inserire anche un punto di lavorazione che già ha il multiplo suo, quindi una volta che noi abbiamo avviato maglie di numero pari, noi abbiamo già il multiplo, perché il multiplo è di 5, quindi abbiamo già il multiplo di per sé. Ovviamente nell'ultimo giro di lavorazione
prima di fare il corpo della borsa, noi dobbiamo diminuire un giro che abbiamo aumentato precedentemente nell'ultimo giro. Perché? Perché non vogliamo strabordare troppo della borsa, quindi del fondo non possiamo strabordare troppo. Quindi togliendo un giro di aumenti che abbiamo fatto in precedenza, noi assestiamo il lavoro e quindi la borsa ha una tendenza verso su, non ha una tendenza ad allargare, ok? Quindi andiamo a continuare lavorando l'aumento. Quindi questo è il procedimento per quanto riguarda la borsa. 1, 2, 3 maglie lavorate a dritto di separazione, poi vado a fare di nuovo l'aumento, quindi tra un aumento e l'altro abbiamo 3 maglie di separazione in questo giro. Man mano che andate ad aumentare, aumentano anche le maglie di separazione tra un aumento e l'altro. Questo per quanto riguarda la borsa, quindi il fondo. Io vado a lavorare in questo modo per un paio di giri e vi faccio vedere come si allarga bene la parte sotto. Ecco qua, questo è il nostro centro della borsa, quindi il nostro cerchietto. Se vedete che sfarfalla un pochino, fate a giri interni, quindi fate un giro di aumenti e un giro senza aumenti, quindi lavorate tutte le maglie per come si trovano. Considerate che questo è piccolino come cerchio, quindi sfarfalla anche per questo. Questo fondo può essere usato veramente per tutto, quindi abbiamo visto una nuova tecnica di avvio, che è quello con l'uncinetto, quindi con il cerchietto magico, quindi con il cerchio magico. Quindi vedete, si formano delle spirali che vi danno la particolarità al fondo della vostra borsa. Più avanti andremo a vedere altre forme, non solo il rotondo, andremo a vedere il quadrato, andremo a vedere il rettangolare. Man mano che faremo le nostre borse, andiamo a vedere i vari fondi che possiamo utilizzare con l'avvio, con il nostro filo, con l'uncinetto, in pratica con il cerchio magico. Quindi detto questo, possiamo passare al procedimento della parte del corpo della borsa. Questo è una parte molto facile perché andremo a lavorarlo al tubo, però vi faccio vedere anche la realizzazione del punto. Ecco qua, io ho creato già la mia parte inferiore, quindi la parte che va sotto la borsa, quindi in pratica il cerchio che va a sostenere tutto il peso della nostra borsa. Quindi adesso vi dico anche i centimetri che ho ottenuto per questo, il diametro più che altro, che è esattamente, sperando di non sfilare niente, perché è grandicello, sono 25 centimetri, ok? 25 centimetri per quanto riguarda il diametro. Voi potete tranquillamente farlo più piccolo o più grande, come più preferite. Io l'ho fatto questo grande così perché non lo voglio eccessivo. Per me 25 di diametro vanno più che sufficienti. Adesso nel giro seguente, ora che abbiamo creato la nostra parte sotto, ok, andiamo a fare un giro di contorno a maglia rovescia per definire lo stacco tra la parte inferiore e la parte superiore, che nella parte superiore, che circonda tutta la borsa, andremo a realizzare un punto di lavorazione molto molto particolare. Per dare un po' più di enfasi al distacco tra la parte superiore e la parte inferiore, cosa vado a fare? Dove ho aumentato, quindi come vedete i segni, dove ho aumentato vado a diminuire in questo giro facendo il rovescio. Quindi prendo due maglie a rovescio insieme e le vado a diminuire. La prima è subito dopo il marcapunto, poi vado a lavorare 16 maglie a rovescio normale, 1, 2, 14, 15 e 16.
vado a fare nel 17esimo, prendo il 17 e il 18esimo maglie insieme al rovescio, li lavoro insieme, quindi l'altra diminuzione, poi vado a rifare sempre 16 maglie a rovescio, poi alla 17, alla 18 le diminuisco, quindi per fino a finire tutto il giro. Quindi una volta realizzato il giro del rovescio andiamo a realizzare il nostro punto. Considerate che il punto di lavorazione ha il multiplo di 6, quindi vi contate tutte le maglie, che nel mio caso sono 146, vi calcolate tutte le vostre maglie e possiamo tranquillamente andare alla lavorazione, quindi al punto. Si presenta così il punto. Iniziamo con due rovesci, 1 e 2, poi nel seguente rovescio vado a realizzare 5 maglie prese sempre nello stesso punto, quindi vado 1, entro da dietro, prendo e faccio un'altra, quindi 2, entro da davanti e prendo un'altra e faccio 3, e così per 5 volte. Vi verrà un pochino stretto, ma non demordete, perché è davvero semplice. Teneteli sempre sul ferro, non li togliete queste maglie che andrete a farle adesso, ma teneteli sempre sul ferro. Ne mancano altri 2, 1, 2, 3, 4, 4 e davanti 5, quindi l'ultimo è davanti, quindi rientro, allargo un pochino, rientro davanti e faccio la quinta. Vi verrà un pochino difficile l'ultima, ma non perdete la speranza. Ecco qua, e 5, vediamo se ho beccato tutte e due i fili. No, ne ho beccato solo uno, quindi allargo, entro da davanti, prendo il filo, prendo così ed esco, e ne becco solo uno, vediamo così, ok, beccato, quindi 5 maglie, scarico, dopo aver fatto le 5 maglie aumentate, scarico la maglia e vado a fare un rovescio. Una maglia rovescia in questo modo, quindi abbiamo due rovesci, sulla prossima maglia facciamo nel seguente rovescio facciamo 5 maglie prese nello stesso punto e un altro rovescio. Riniziamo da capo come abbiamo fatto all'inizio. Allora, abbiamo fatto dall'inizio del giro due rovesci, nel terzo rovescio abbiamo aumentato 5 maglie nello stesso rovescio, abbiamo fatto due rovesci e poi andiamo a fare il terzo rovescio, ok? Quindi queste sono le 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ritorniamo dall'inizio facendo esattamente come prima, due rovesci, 1 e 2. Al terzo rovescio entriamo nella maglia, cercate di allargarla già da ora, entriamo dal davanti, facciamo una maglia, entriamo dal dietro nella stessa maglia, facciamo la seconda, entriamo dal davanti, facciamo la terza maglia. Vi verrà un po' più difficilotto, ma non vi state a preoccupare che è possibile. Terza maglia, quarta maglia da dietro e l'ultima maglia dal davanti, ok, quarta maglia, entro nell'ultima sul davanti e faccio un'altra maglia. Questa è più difficile, quindi se non riuscite fate con l'uncinetto, con l'uncinetto del 3, entrate davanti
pescate il filo e uscite e avete fatto la maglia. La mettete sul ferro e continuate, scaricate dalla maglia e proseguite facendo due maglie rovesce, tre maglie rovesce, scusate, quindi 1, 2 e 3. Una volta fatto anche questo, proseguiamo così la lavorazione fino ad arrivare al nostro marcapunto, perché noi adesso creiamo il nostro punto di lavorazione. Quindi proseguiamo in questo modo. Vi faccio vedere con l'uncinetto come potete prendere le maglie nella maglia del rovescio. Quindi entrate con l'uncinetto del 3 nella maglia davanti, pescate il filo e tenetelo in sospeso. Entrate da dietro nella stessa maglia rovescia e uscite. Entrate sul davanti e dovete fare in questo modo per 5 volte, quindi 5 uscite, ok? Cercando di non perdere la maglia rovescia, ovviamente. Quindi 1, 2, 3, entro da dietro, 3, 4, vi viene molto più semplice con l'uncinetto, e 5, entro davanti e faccio la quinta, tenendoli sempre in sospeso, mi raccomando, tenendolo. Dopo aver fatto la quinta, scaricate la maglia rovescia dal ferro di sinistra e andate a rimettere tutte queste maglie messe sull'uncinetto sul ferro di destra. 1, 2, 3, 4 e 5. Continuate la lavorazione con 3 maglie rovesce. Ok? Quindi 1, 2 e 3. E in questo modo proseguo la mia lavorazione. Essendo che ho notato che nella parte scura del nostro lavoro non tanto si vede sulla borsa, quella originale, non tanto si vede il punto, ve lo faccio vedere con questo colore chiaro. Abbiamo fatto il giro di rovescio, adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie rovesce, quindi 1 e 2, ok? Nella terza dobbiamo andare a fare 5 maglie nella stessa maglia, quindi prendo una volta, entro nella maglia normale, quindi faccio una maglia, vedete, non vado a scaricare la maglia dal ferro di sinistra ma rientro con il ferro di destra però da dietro e vado a fare un'altra maglia e sono 2, rientro sul davanti sempre nella stessa e sono 3, rientro da dietro nella stessa maglia, sono 4, rientro nella stessa di nuovo e sono 5. Quindi dobbiamo rientrare nella stessa maglia, nella terza maglia, 5 volte. La prima volta davanti, dietro, davanti, dietro, davanti e poi scarichiamo la terza maglia del ferro di sinistra. Proseguiamo lavorando 5 maglie dritte, rovesce, scusate, 1, 2, 3, 4 e 5. Nella sesta maglia dobbiamo ripetere il nostro punto. Quindi andiamo a fare una volta nella maglia, seconda volta nella maglia, quindi 5 volte prese la maglia nella stessa e fare 5 maglie in una, quindi 1, 2, 3, rientro di nuovo da dietro 4, rientro di nuovo davanti e 5. Una volta fatte le 5 maglie nella stessa maglia, scarichiamo la maglia del ferro di sinistra. Quindi andiamo a realizzare le 3 maglie rovesce. 1, 2 e 3. Essendo che noi andiamo a fare in tondo, questo giro di ritorno che io andrò a fare sulla parte dritta, cioè sulla parte rovescio che mi è tutto di dritto, voi dovete farla sul rovescio, quindi nello stesso punto, nello stesso maglia, quindi lavorare le maglie a rovescio e rovescio, le maglie aumentate a dritto. Quindi andiamo a lavorare, io faccio il giro di ritorno, quindi vado a fare la prima, la passo, vado a lavorare la seconda a dritto, che da voi è rovescio, lavorando in tondo è rovescio da voi queste maglie. Le 5 maglie nella stessa maglia, io vado a farle tutte quante a rovescio, che voi, essendo che lavorate al dritto, dovete, lavorate in tondo, dovete lavorare queste 5 maglie a diritto. Quindi 1, 2, 3, 4
e 5. Soltanto queste 5 maglie le lavorate al dritto. Poi vado a lavorare le 5 maglie a rovescio, che per me sono dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, essendo che io lavoro avanti e indietro, ma voi lavorando il tondo dovete fare il contrario di ciò che faccio io. Quindi queste 5 maglie le lavoro a rovescio, che voi le lavorate dritto, 1, 2, 3, 4 e 5. Le maglie dritto, che da me sono al dritto, da voi saranno a rovescio, li lavorate a rovescio, io li lavoro a dritto. Quindi sono sul seguente giro, ok? Una volta fatto il seguente giro, noi andiamo a lavorarle per come si trovano, quindi rovescio, rovescio, dritto, dritto. Quindi queste dritte, le dritte maglie le lavoro al dritto, semplicemente, come da voi e anche da me. Come vedete, questo punto è abbastanza facile perché si può lavorare sia con avanti e indietro e sia in tondo. Quindi andiamo a lavorare in questo modo le nostre maglie. Questo è un semplice campioncino giusto per farvi vedere il punto, però è la stessa cosa di lavorarlo in tondo. Quindi abbiamo questa situazione sul davanti, ok? Quindi giro, io vado a fare il ritorno, che voi fate il giro di assestamento, quindi le lavorate come si presentano. Quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, ok? Come vedete non cambia niente. Anche voi dovete lavorare le maglie per come si presentano. Una volta fatto anche questo giro, dobbiamo andare a fare la nostra foglia, quindi impostare la nostra foglia diminuendo. Io sono sulla parte della foglia che anche voi avete, quindi qui dovete avere 1, 2, 3 maglie dritte, quindi 3 giri dritto. Adesso andiamo a proseguire facendo 2 rovesci, e anche da voi dall'inizio del giro sono 2 rovesci. Prendo la prima maglia a dritto, la passo senza lavorare, lavoro la seguente a dritto, quella di prima passata, la cavallo su quella lavorata e abbiamo fatto la prima diminuzione. Le due, poi lavoro la maglia seguente a dritto e poi ci sono le altre 2 maglie a dritto che lavoro tutte e due a dritto insieme. Quindi abbiamo fatto la diminuzione che va verso sinistra e la diminuzione che va verso destra e la maglia centrale una. Quindi vado a lavorare rovescio, 5 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4, 5 e poi vado a fare di nuovo la diminuzione sul dritto, cioè sulle maglie dritte dobbiamo andare a fare le diminuzioni, quindi passo una maglia senza lavorare, lavoro la seguente a dritto, quella di prima la cavallo. Poi lavoro una maglia dritta e le ultime 2 maglie dritte le lavoro insieme in questo modo. Quindi vado a lavorare le ultime maglie 3 a rovescio, ok? Poi si rinizia dall'inizio facendo 2 maglie rovesce, poi la diminuzione, una maglia dritta, l'altra diminuzione e 5 maglie dritte e rovesce. Io giro il lavoro, però voi non dovete girarlo, ma fare il giro come si presenta. Quindi dritto su dritto, rovescio su rovescio. Io ovviamente lavorando avanti e indietro devo girarlo, ma voi lavorate il giro di assestamento, quindi un giro senza cambiare nulla, quindi dove c'è il dritto e dove c'è il rovescio. Adesso sul giro seguente noi dobbiamo fare un'altra diminuzione, una diminuzione a 3, e ora vi faccio vedere. Lavoro la prima maglia rovescia, la seconda rovescia, quindi 2 maglie rovesce. Nella parte delle 3 maglie dritte che ci rimangono dobbiamo fare la prima, la passo senza lavorare, le seguenti 2 maglie dritte a disposizione le lavoriamo 2 maglie dritte insieme e quella di prima passata la cavallo sulle 2 diminuite. Quindi come vedete abbiamo già formato la nostra foglia. Adesso andiamo a lavorare 1, 2 maglie rovesce,
Nella terza maglia rovescia andiamo a fare quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi prendiamo 5 volte, entriamo nella stessa maglia per creare 5 maglie, quindi 5 maglie in una. Entro la prima volta e faccio una maglia, entro la seconda da dietro e faccio la seconda, entro per la terza volta per formare la terza maglia, entro la quarta volta ed entro la quinta volta, sempre nella stessa maglia. Quindi abbiamo 5 maglie nella stessa, 1, 2, 3, 4 e 5. Scarico il filo, cioè scarico la maglia del ferro di sinistra e vado a continuare con 2 rovesci, 1 e 2. C'è l'altra diminuzione che faccio, una maglia la passo senza lavorare a dritto, le due seguenti a dritto le lavoro insieme e quella passata la cavallo sull'altra. Quindi faccio 1 e 2 e qui vado a fare di nuovo la mia aumento della maglia della foglia, che io non faccio perché giustamente non mi serve, giusto per farvi vedere il punto. Quindi due maglie dopo la diminuzione dei punti dobbiamo fare due maglie rovesce e poi di nuovo l'aumento delle maglie, vedete? Quindi 2, poi alla terza l'aumento delle 5 maglie, poi 2 maglie rovesce, poi di nuovo la diminuzione. Giro il mio lavoro e lavoro le maglie per come si trovano, e anche voi in questo giro dovete lavorare le maglie per come si trovano, a parte quelle 5 che abbiamo aumentato, che le vanno lavorate a diritto per voi, a me per rovescio, perché io sono sul rovescio del lavoro, ma voi essendo sul dritto dovete lavorarle al diritto. Poi lavorate le rovesce, rovesce, e quelle aumentate, aumentate. Ok? Quindi giro il mio lavoro. Essendo che ho girato il mio lavoro, dobbiamo andare a fare l'ultimo giro facendo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie rovesce. Ok? Poi abbiamo le maglie aumentate che nel giro precedente abbiamo lavorato a dritto e sono a dritto, quindi le lavoro a dritto. Abbiamo fatto di nuovo la foglia, quindi come vedete c'è l'alternamento delle foglie e così proseguirete per tutta la lavorazione fino ad arrivare al vostro punto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Qui dovevo fare la foglia che io non ho fatto, però in questo modo dovete continuare la nostra lavorazione. Quindi come vedete le foglie si alternano automaticamente una volta che andate a creare il vostro punto. Ok? Quindi in questo modo all'ultimo giro, quando andate a fare l'ultima diminuzione, dovete fare due rovesci e poi al terzo rovescio dovete rifare di nuovo il punto, quindi dovete fare di nuovo la vostra foglia. Una volta fatto ciò possiamo tranquillamente continuare il nostro lavoro, quindi dovete alzarvi per un tot di centimetri per poter formare il vostro lavoro. Ecco qui, una volta che avete fatto i vostri centimetri della borsa desiderati, io ad esempio dalla parte finale alla parte dove inizia il diagramma, io ho fatto esattamente 23 centimetri, quindi 23 più la parte sotto, che sono intorno ai 11 centimetri. Quindi una volta che avete fatto i vostri centimetri desiderati per questa borsa, dobbiamo andare a vedere come fare la chiusura per poter poi inserire i manici. Ora vi faccio vedere. Al giro dove dovete andare a fare gli intrecci l'ultimo intreccio della foglia, quindi la chiusura della foglia, dobbiamo andare a fare i rovesci lavorati a rovesci e la chiusura farla chiusura, perché ora dobbiamo chiudere il nostro lavoro, quindi non ci serve più fare la foglia successiva. Quindi dove avete la chiusura della foglia la fate la chiusura,
Ok, quindi abbiamo chiuso la foglia, quindi andiamo a lavorare queste 5 maglie di rovescio, li lavoriamo al rovescio e la foglia la chiudiamo normalmente, quindi non andiamo a creare nessun'altra foglia perché qui mi si finisce il lavoro, quindi devo chiudere poi successivamente sul giro successivo, vado a chiudere il nostro lavoro, quindi andrò poi ad attaccare i manici e la fodera. Quindi una volta fatto questo giro possiamo tranquillamente andare a chiudere. La nostra chiusura la andiamo a fare con l'i-cord. Perché? Perché così non abbiamo un bel bordino senza fare ulteriori modifiche. Quindi possiamo tranquillamente ora, da ora in poi, lavorare tutta la chiusura a maglia rasata, ovviamente. Quindi andiamo a lavorare le prime 4 maglie, cioè le prime 3 maglie a diritto. 1, 2 e 3. La quarta e la quinta la chiudiamo insieme. Questa tecnica ve l'ho fatto già vedere con il costume. Poi rimetto le 4 maglie sul ferro di sinistra e vado a lavorare di nuovo. Quindi vado a lavorare la prima, la seconda e la terza, e la quarta la andiamo a lavorare con la quinta insieme, quindi 2 maglie prese insieme a dritto. Se non riuscite a capire bene da questo lavoro, visto che è un pochino scuro, potete tranquillamente, vi rimando direttamente al video del costume, alla fine c'è la chiusura dell'i-cord, quindi potete tranquillamente guardare quel video. Quindi vado a rimettere di nuovo le 4 maglie sul ferro di sinistra, vado a lavorare la prima, la seconda e la terza maglia rasata, e la quarta e la quinta la chiudiamo insieme sempre a maglia dritta. Vado a chiudere in questo modo tutte le mie maglie del lavoro per poi andare a mettere i manici e la fodera. Una volta che abbiamo chiuso tutte le maglie, prendiamo l'uncinetto, togliamo innanzitutto il ferro, lasciate in sospeso la maglia, entriamo in una catenella, in una maglia del cordino, quindi della i-cord, prendiamo la solina che abbiamo, l'ultima maglia che ci rimane, e la usciamo. Una volta uscita facciamo una maglia e tiriamo, e abbiamo chiuso il nostro lavoro. Una volta chiuso questo lavoro nascondiamo il filo e andiamo a vedere come proseguire la nostra borsa. Quindi questo è il risultato della nostra chiusura, guardate che meraviglia, sembra veramente cucito a macchina. Quindi andiamo a vedere come continuare la lavorazione. Ecco qua, io ho attaccato già un manico, andremo ad attaccarlo insieme all'altro che ce l'ho qua alla stessa altezza. Prima di farvi capire come ho attaccato il manico, ho piegato la borsa a metà e più o meno ho calcolato le foglie dalla metà, vedete? Le foglie 1, 2, 3, tra la terza e la quarta ho messo il manico, la stessa cosa dell'altro lato, 1, 2, 3, tra la terza e la quarta io ho messo il manico. Quindi giro la mia borsa e ho messo anche il marcapunti dall'altro lato, che adesso metteremo il manico. Ovviamente già sapete cucire, però dobbiamo andare a farlo insieme, così vi dico tutto quanto completo. Innanzitutto i manici devono essere cuciti non con la parte questa qui rivolta verso di voi, ma verso la borsa, quindi con la parte liscia dove avete il bottoncino dovete andarlo a mettere in questo modo, quindi questa parte, la piegatura guarda verso la borsa, ok? Quindi nella parte stabilita andiamo a cucire. Io potete farlo sia con l'ago che con l'uncinetto. Io ho preso un po' di filo della borsa e andrò a cucirlo con
con il lago, prendo l'ago della e vado a cucire. Quindi tolgo il marcapunto perché tanto già so dove cucire e cucio proprio qui. Entro da sotto in un punto a vostro piacere e vado a entrare al di sotto, però tenendo conto, abbracciando con il filo, abbracciando il manico. Tenete la cordina di sotto, quindi il codino di sotto, perché così non vi si allarga il lavoro. Quindi entro ed esco abbracciando sempre il manico. Una volta che lo faccio per un paio di volte tirando bello forte, faccio la stessa cosa con l'altro manico. Ecco qui, la nostra borsa è completata, assolutamente finita, manici messi e fodera messa. Per quanto riguarda la fodera, voi dovete tagliare la base in base ovviamente ai vostri centimetri. Quindi tagliatelo a cerchio e poi ovviamente fate la parte della vostra borsa. Su YouTube ci sono tantissimi tutorial per quanto riguarda la cucitura del fondo e della fodera. Quindi poi ovviamente a vostro gusto, se volete mettere la fodera la mettete, se non la volete mettere non la mettete, anche perché il punto è abbastanza chiuso, quindi questo è in base al vostro gusto. Io davvero vi ringrazio per aver seguito il tutorial. Questa è la nostra borsa completata, 400 grammi di filato del cordino e la fodera e i manici in pelle. Quindi non ci resta altro che fare le nostre borse e andare a visitare il sito www.filatidiscount.com per vedere tutte le tonalità del colore di questo bellissimo cordino. Io davvero vi ringrazio per aver partecipato al tutorial, di averlo visto tutto quanto. Vi aspetto con altri video. Grazie, ciao!